Cavolo, 10 e 11, quindi seconda banca e terza banca, vero? 10? 10? No. Però forse di là? No, di là. Di là. Ma io lo dico, ok. Grazie. Allora, non mi piace. Scusate, è un Mi Maior. Cosa dobbiamo fare qui? Ma che tavolo è? Ma ancora lì? Bene, ora. Sì, ma la contiamo, no? Non fatto la contiamo. Prego. Permesso. Salutiamo, fate passare i lavoratori. Fate passare i lavoratori, ammazza quanti lavoratori che ci sono. Qua forse è tavolo. Guarda che c'è scritto uno e quindi questo è due. Siamo siamo in diretta dove? Aspetta che stanno cercando il tavolo 2, ce lo siamo persi. Ma scusa, se questo è uno. Grazie. Siamo in diretta. Ciao, ma dove siamo in diretta? Siamo su Facebook, sul Mansion di Virginia. Beh, insomma, sta andando bene. Noi, innanzitutto, condividete questo video così vedete come il Movimento 5 Stelle si autofinanzia. Perché questo è il movimento, no? Non è che ci abbiamo Buzzi e Carminati che ci sostengono come purtroppo hanno fatto con il Partito Democratico. Ricordate che Mafia Capitale è scoppiata la seconda tranche, gli arresti eccellenti, 11 mesi fa, non 11 anni fa. Solo che magari noi romani ce lo dimentichiamo, no? Passano 11 mesi e dimentichiamo. 11 mesi fa sono stati arrestati appunto esponenti eccellenti del Partito Democratico Romano, che non è stato ripulito dal PD stesso, ma dai carabinieri qui a Roma, pulizia nel PD relativamente comunque, perché ancora bisogna fare pulizia nei partiti, comunque pulizia è stata fatta grazie ai carabinieri. Ecco, noi non abbiamo Buzzi e Carminati, non abbiamo le lobby del tabacco. Oggi ho letto che la British American Tobacco ha finanziato Renzi con 100.000 euro, noi con 100.000 euro facciamo 27.000 campagne elettorali, non abbiamo le lobby del petrolio, non abbiamo le lobby del gioco d'azzardo, no? Le slot machine che hanno sostenuto la fondazione Vedrò dell'ex presidente Letta, non abbiamo le lobby del cemento, non abbiamo Cerroni, Stefano Vignarello ha fatto battaglie incredibili. Avete chiamato Cerroni, eccomi. Cerroni che finanziava contemporaneamente tutto. Sì, prendeva i soldi dal comune per fare un servizio che non faceva, i soldi tornavano indietro, ci finanziava le campagne elettorali. Non abbiamo neanche Riva, pace all'anima sua, è morto, dell'Ilva, che finanziava contemporaneamente sia Berlusconi che Bersani, che tanto chi vinceva vinceva, l'essenziale è chi vinceva poi si ricordava dei quattrini che gli aveva dato. Noi abbiamo un popolo di lobbisti che viene qui, ecco il senatore Cioffi che porta le pizze, che viene qui, paga 20 euro e 8 euro vanno al Movimento 5 Stelle, alla campagna elettorale di Virginia Raggi. Questo è il concetto: se nessuno ci dà i soldi, anzi, se coloro che ci danno soldi sono i cittadini romani attraverso microdonazioni, di chi, penseremo a chi quando governeremo questa città? Di chi faremo gli interessi? Esclusivamente dei cittadini che ci hanno finanziato, il senatore Morra che sta lavorando. Siamo in diretta, non dire. Sì, ma tu lavori troppo di parola, lavoro anche di muscolo, giovane. Comunicazione, no? È normale. Comunque adesso devo andare a friggere perché soltanto io posso friggere i fiori di zucca. E andate in giro via al Movimento 5 Stelle. Ciao a tutti, noi qua serviamo.
da tutti. Non vale così però. Come vedete siamo in piena attività, cittadini in mezzo ai cittadini, questa sera stiamo facendo mangiare i cittadini per evitare che i partiti mangino di nuovo l'assemblea capitolina, il nostro comune. C'è la possibilità veramente di cogliere il risultato straordinario grazie alla partecipazione, grazie a un piccolo contributo, pertanto chiedo a tutti coloro che ci stanno seguendo, effettuate se potete una piccola donazione per la campagna elettorale di Roma, dateci una mano a mandarli finalmente a casa, a riprenderci quella che non è cosa loro ma è casa nostra, e se lo vogliamo questa sera possiamo cominciare a mettere un primo tassello importante. Un grande abbraccio. Permesso, attenzione. Permesso. Forza ragazzi, a lavorare. Il ritardatario, ciao a tutti, come state? E siamo qua, come vedete, circondati da centinaia di cittadini che cambieranno questa città. Quindi adeguatevi, fatelo anche nelle altre città perché fra un po' ci prendiamo l'Italia. Buona serata. Siamo bene ragazzi, è bellissimo, c'è proprio la voglia di essere qua, c'è la voglia di partecipare, c'è la voglia di servire, come al solito è servizio, in questo caso è servizio di pizza, quando siamo là dentro è servizio di forza, di energia per cacciarli definitivamente e poi ci divertiremo, tutti insieme. Rimborsi elettorali, ma è la stessa cosa. Noi accettiamo micro donazioni da tante persone perché loro sono i nostri datori di lavoro e quindi in questa serata peraltro noi li serviamo proprio, che è quello che faremo anche quando entreremo nelle istituzioni. Veniteci a seguire. Dopo. Alice, Alice. Grazie. A voi. Ecco, ti rubo un secondo e me ne vado. A voi. Grazie! E poi ho fatto tre, prima! Ci sei?
Grazie. No, è che io non vedo però nulla. Guarda, grazie mille, gente. Virgi, ci sono 1200 persone collegate sulla tua parte. Ciao, aspettate. Stanno streaming. Siamo in diretta. Ma dai! Allora ci penso io. Per Virginia Rossi! Siamo in diretta qua, dalla pagina di Virginia ci stanno... Esagera. 127.000 persone collegate in questo momento. Andiamo a sentire un coro di onestà, eh? Onestà! Onestà! Aspetta, ti sei inquadrato, aspetta. Ecco, vai. Vado pure illuminato. Sudore della nuova. Ciao. Stiamo facendo un modo diverso di finanziare la campagna elettorale. Invece di chiedere i soldi alle tasche dei cittadini o farceli dare dai lobbisti, i buzzi, i carminati, quelli che pagano le mazzette alla politica tradizionale, noi serviamo le pizze, stiamo qua, cerchiamo di stare a contatto con le persone, perché noi siamo le persone, stiamo assieme, facciamo le pizze, andiamo a mangiare e troviamo un modo diverso, un modo nuovo di finanziare la politica dal basso. E adesso vado a servire pizze. Ciao! Ciao ragazzi, vi vogliamo bene, c'è pieno tantissima gente. E questa è la risposta della passione contro la mala politica. Si rinnova, si cambia tutto. Guardate qua che bellezza, l'avevate mai vista in Italia? Io da quando ero nata una politica così non l'avevo mai vista. Ebbene, eccoci qua, siamo pronti per prendere questa città, tutti insieme, sempre di più. E lo riportiamo al negozio, guarda. Grazie. Perché artigiani? Che programma hai? Perché artigiani? Perché io sono... Però
fatto parte di un sindacato autonomo dei lavoratori dello spettacolo. Finanziamo così, noi del Movimento 5 Stelle. Dateci una mano, perché se riusciamo a finanziare con micro donazioni tutta la campagna elettorale avremo un unico lobbista, il popolo romano, via al Movimento 5 Stelle. Perfetto. Mamma. Ciao, siamo in diretta. A mangiare, e nel Movimento 5 Stelle succede che la gente si paga una pizza e lascia un piccolo contributo per la campagna elettorale per Virginia Raggi. Non dimenticate, Raggi sarà il nome che dovete scrivere su quella che è la vostra prossima sindaco di Roma. Scusa, il certo dov'è? Non è il fondo? No. Sulla sinistra è il primo. Non posso dare un problema, mi ricordo. C'è un altro mangiamento qua. Perché è così. Ma quello è chiaro. Ma quello ovviamente che non ha voglia. È quello che non va a portare. Quello è chiaro. Siamo sempre, ogni tanto c'è necessità di ritemprarsi, tra l'altro qui il caldo fa sudare, quindi ogni tanto bisogna contrastare la fatica con una bella. Attenzione. Aspetta, no, fammi fare la foto. Ah, scusa, mica grazie. Adesso la porto un attimo via, poi ve la riporto. Sì. Eccoci, attenzione ai bambini dietro perché siamo in diretta, però non vogliamo far male a nessuno. È una serata piena e abbiamo ancora tanto lavoro da fare. Magari ci ricolleghiamo più tardi, non lo so, adesso torniamo al lavoro. Mi chiamano in cucina, ho fatto un sacco di foto, ma devo servire, come è il nostro slogan, il sindaco che ti serve. Continuate a seguirci, ciao! Sei bella, no, non te muovo da qua, eh! Non te muovo da qua! Così, bella! È bellissima! Sì, vedi. Stiamo ascoltando quello.